chitarrista da sempre, da quando ero molto piccolo, avevo questa passione. Mi ricordo che a 5 anni cercavo su una chitarra giocattolo che mi avevano regalato, cercavo le note in orizzontale, cercando di creare una linea, no? Avevo intuito che l'orizzontalità sullo strumento era una chiave, evidentemente, cioè come fa un bambino, no? Con la purezza del bambino. Poi ho ripreso a 11 anni, ho cominciato a suonare, poi è arrivata questa passione enorme per il jazz e quando ho scoperto di che cosa si trattava, sono stato rapito completamente. Cioè, non ho dovuto fare una ricerca particolare, nonostante fossi vivessi in una cittadina piccola dove non c'era granché, c'era un piccolo negozio di dischi. Ma da un primo disco che mi avevano prestato di Ray Charles e Milt Jackson, dove si cominciava, dove Ray Charles tra l'altro non cantava, ma suonava il sax alto, tra l'altro alla grande, e lì ho cominciato a sentire le prime frasi di jazz, no? Perché era blues, ma c'era un po' di jazz. E allora ho detto: ma che è sta cosa? Questa cosa incredibile. E lì è partita la cosa, sono andato testa bassa così. Jazz è una musica che soprattutto si caratterizza per quello che è la mia, perché jazz ormai vuole dire tante cose, vuole dire musica improvvisata, vuole dire musica libera, ma vuole anche dire musica che ha un legame con una certa tradizione, con la tradizione dei grandi, no? Del jazz, di Duke Ellington, Benny Goodman, Louis Armstrong. E Parker ovviamente, poi i moderni, Parker, Coltrane, cioè. E io mi sento molto legato a questa idea di jazz, per cui anche se non precludo nessun tipo di, diciamo, non ho forme di razzismo, ecco, insomma, nella musica bisogna essere aperti, cioè è bello anche il free, se è fatto bene col cuore, no? Anche il funk, perché no? Quando senti Michael Jackson, James Brown, cioè, sono cose incredibili, hanno fatto cose incredibili. La musica è bella, quando è bella è bella. Dicevo, io sono cresciuto con questi colossi, diciamo, con Rollins, a proposito di Colosso, con Davis. Grande appassionato di Davis, Coltrane, ovviamente anche dei chitarristi di quel periodo, quindi Jim Hall, Wes Montgomery, George Benson, anche quelli un po' meno conosciuti come Tal Farlow, René Thomas. Quindi insomma, diciamo la storia, quelli che hanno fatto la storia. Secondo me è molto importante questa cosa. Nella mia carriera ho insegnato, insegno tuttora in conservatorio e secondo me la cosa importante da trasmettere ai ragazzi è l'importanza della conoscenza, della tradizione. Ma io parlo anche, non voglio essere insomma, un conservatore, no? Diciamo, un bacchettone, ma anche nell'arte, diciamo, nell'arte figurativa, tutte le forme di arte, è importante un collegamento con la tradizione. Non si può parlare di. Cioè, faccio un esempio della musica, di musicisti di questi anni, degli anni 90, 2000, no? Questi nuovi, diciamo, senza aver ascoltato, cioè non si può parlare di Brad Mehldau se non hai ascoltato Errol Garner, se non hai ascoltato Art Tatum, che sono dei giganti, dei colossi. Cioè, non parlare poi di Wynton Kelly, cioè dei pianisti swing, per esempio, per quanto riguarda il pianoforte, stessa cosa per tutto il resto. Credo che sia, cioè, trovo che sia fondamentale il collegamento con la tradizione, per poi anche liberarsene, perché io ovviamente non sono, diciamo, un chitarrista di quelli tradizionali, però è fondamentale per poter interpretare poi la tua direzione musicale. Per poterne trovare, per fare una sintesi.
dipende dal tipo di composizione, perché ci sono alcuni brani che io, per esempio, ho composto direttamente senza strumento, cioè guidando. Stavo andando a suonare, sono arrivato, l'ho scritto per non dimenticarlo, non c'erano ancora queste macchine digitali. E ho scritto sto brano tutto quanto finito, era finito, e spero di poter suonare anche stasera. Quindi dipende, cioè se la composizione è immediata, come l'idea improvvisativa che hai in quel momento, che vuoi esprimere in quell'istante, in quell'attimo, allora sì, sono uguali. Se invece la composizione è articolata, è strutturata, e con i ripensamenti, con i cambi, le cose, allora sono due concetti diversi. Proprio differente oh, scusate, e capita. Stavo parlando adesso proprio con, diciamo, il responsabile, e mi ha fatto fare un giro e sono rimasto incredibilmente stupito. Ho visto la mostra di design al piano di sotto. Ho visto il teatro che stanno allestendo per fare la prima, è una cosa incredibile, ma da dove è uscito fuori sto posto? È meraviglioso, meraviglioso cioè loro sono molto carini, è tutto molto, molto, diciamo, è europeo, no? È una cosa che io potrei tranquillamente, senza stupore, vedere a Parigi. No? Invece qua, cazzo, cioè, una cosa del genere è una cosa grossa, rendete conto tutti, no? È una cosa grossa, bisogna soltanto ringraziare. E mi sembra che ci sia il direttore artistico, sia un professore universitario bisogna ringraziarlo. Io adesso non lo conosco, ma lo ringrazio comunque. Sarà con noi dopo. Sarà con noi, perfetto, allora lo farò di persona. Grazie. Grazie a voi.